Atto finale del 2016 per i campionati di Serie A maschile e femminile, con le 20 partite in programma sabato. Infatti le formazioni della massima serie scenderanno in campo per gli ultimi 60 minuti di quest'anno, per poi tornare sulla 40x20 direttamente nel gennaio 2017. Il sabato che attende gli appassionati è ricco di spunti di interesse, a partire dal match of the week Malo Metal Sider Mezzo Corona, valido per la 12ª giornata di Serie A maschile, in diretta alle 19 su Palamano TV, e che mette in palo punti utili nella corsa alla permanenza in Serie A. Sabato sarà sicuramente una partita molto dura, per noi è importante avere questi tre punti, sia per rifarci della sconfitta dell'andata, ma anche per appunto staccare di nuovo il mezzo corona e restare sotto ad Eppa e Brixen, e quindi nella zona metà classifica. Penso che la stagione fino adesso sia stata abbastanza positiva. Dopo la brutta annata dell'anno scorso, la società e i tifosi si aspettano da noi una salvezza. Noi però non vogliamo porci dei limiti e cercheremo sicuramente di dare il meglio di noi per arrivare più in alto possibile. Noi fiduciosi, soprattutto speriamo di confermare il risultato fatto all'andata. Ovviamente dovremo cercare di giocare in modo più corale possibile, perché soprattutto contro queste squadre dobbiamo cercare di portare a casa punti. Siamo consapevoli del fatto che giocando singolarmente, individualmente, rischiamo comunque di commettere molti più errori, ma ci sarà l'allenatore che sicuramente questa settimana riuscirà a darci le linee guida per insomma giocare al meglio la prossima partita. Malo Mezzo Corona in live streaming su www.pallamano.tv a partire dalle ore 19 dunque, ma nel programma del 12° turno stagionale si fanno notare anche una Principe Trieste Bressanone alla Paracchiarbola, la sfida che oppone Metelli Colonia e Bologna United per quanto riguarda il girone B, e il confronto per la seconda posizione del girone C fra Conversano e Team Network Albatro. In Serie A femminile si gioca invece la 10ª giornata del girone di andata. La capolista Yomi Salerno prova a difendere la propria imbattibilità stagionale in casa contro la Globo Palace Biopta Teramo, anche se il match di cartello si gioca alla Pala San Giacomo. È il remake delle ultime due finali scudetto e della più recente finale di FGH Supercoppa Indeco Conversano Cassano Magnago. Match salvezza infine in terra sarda. Nuoro e Alimestrino, rispettivamente 0 e 3 punti, si affrontano a partire dalle ore 15.